Padre Pio per raccontarvi la sua storia. Oggi andiamo un po' indietro negli anni e andiamo a conoscere un po' quello che era il piccolo Francesco Forgione, perché nella giornata di ieri, il 5 ottobre del 1901, fu una giornata speciale per Francesco, perché prese carta e penna e scrisse al papà, che era ormai emigrato in America. E lui scrive: «Mio ottimo padre, non potete immaginare con quanto piacere abbiamo ricevuto la vostra lettera con cui ci assicurate che godete di una perfetta salute. Anche noi, grazie a Dio, stiamo tutti bene. E in special modo rivolgo continue preghiere», scriveva il piccolo Francesco, «alla nostra bella Vergine, affinché vi protegga da ogni male e vi restituisca sano e salvo e con affetto. Circa la lagnanza fattami, che cosa era successo? Padre Pio, anzi Francesco Forgione, era andato in comitiva con il maestro Caccavo, erano andati 7 persone, erano stati in pellegrinaggio al santuario di Pompei. E lui scrive: «Avete mille ragioni, però dovete pensare che l'anno venturo, a Dio piacendo, finiranno tutte le feste e i divertimenti, perché abbandonerò», scrive il giovane Francesco, «questa vita per prenderne e adottarne una migliore». E qui, in un certo senso, Francesco comunica al papà ufficialmente che lui vuole intraprendere un'altra strada. Infatti accadrà che nel gennaio del 1903 lui entrerà in convento.